Parliamo di eiaculazione precoce, una problematica sessuale maschile veramente molto diffusa e una problematica che consiste nella precocità dell'eiaculazione, ovvero durante il rapporto sessuale l'uomo raggiunge l'orgasmo e quindi l'eiaculazione in un tempo molto breve, entro un minuto circa, dopo che ha iniziato il rapporto di penetrazione vaginale, o comunque raggiunge l'eiaculazione in un tempo sicuramente molto precoce rispetto a quello che lui desidera. Questo problema è un problema molto diffuso, come dicevo prima, può colpire sia uomini molto giovani e quindi è comunque necessario un controllo andrologico per verificare che non ci siano altre problematiche di tipo anatomico come il frenulo breve oppure la fimosi. Può colpire uomini adulti che non hanno magari mai sofferto di questo problema e che cominciano a soffrire dopo un periodo di tempo di soddisfazione sessuale, oppure può essere presente fin dall'inizio dell'attività sessuale e per tutto il corso della vita. Questo è un problema che viene vissuto dagli uomini come un problema molto invalidante, perché l'uomo si sente insicuro, l'uomo pensa di non riuscire a soddisfare la propria partner e quindi mina la fiducia e l'autostima maschile. Questo problema però può essere risolto, può essere migliorato notevolmente, e quindi gli uomini devono sapere che questo problema, che ha dei fattori di rischio che sono misti, cioè ci sono delle problematiche organiche a monte, ma anche delle problematiche psicologiche, emotive, relazionali, l'ansia da prestazione per esempio è tra le più frequenti, possono essere prese in carico da una terapia integrata. L'approccio integrato infatti è la terapia che più si consiglia in queste situazioni, quindi la collaborazione tra il lavoro dell'andrologo, quindi un lavoro farmacologico, e il lavoro dello psicosessuologo, che attraverso una serie di interventi di tipo comportamentale, di tipo sessuologico, aiuta l'uomo a rendersi sempre più consapevole dei momenti che precedono appunto l'orgasmo e quindi riuscire anche a controllarli in una maniera più adeguata ed efficace. La terapia sessuale insieme all'approccio farmacologico, meglio naturalmente se è una terapia di coppia, ha anche un altro obiettivo e molto importante, cioè quello di concentrare l'attenzione sul piacere maschile, perché molto spesso nell'ambito della sessualità si tende a parlare al maschile soprattutto di prestazione e non di piacere sessuale, mentre l'obiettivo del nostro lavoro insieme a quello dell'andrologo è sottolineare l'importanza del piacere maschile e del benessere sessuale maschile.